Vabbè, bellissime. Ho la cichi. Allora, visto che il mio bambolone è bello come il sole, se sta a riposare, non devo berciare. E sono partita bene perché ho cominciato subito a berciare. Per la mano, che tanto voi avete l'occhio clinico, mi sono dovuta fasciare. Perché mi ha pizzicato una vespa e ho una mano di queste dimensioni. Siccome c'ho da andare a fare questo trucco di questo compleanno, come vi ho scritto su Instagram, chi non mi segue su Instagram lo faccio assolutamente qui. Se riesco vi inserisco qui il coso di Instagram, ma non ce la farò perché non sono capace, quindi Camillina Milanesi, tutto attaccato. Allora, stavo già notando che è un caldo boione. Ora io mi sono data sia il fondotinta della Smashbox, però è leggero, però mi sono data pure quello illuminante della L'Oreal. Allora, non voglio fare niente assolutamente di esagerato, perché è caldo. E vediamo un po'. Allora, naturalmente spero stiate bene. Questo è sempre lo smalto di Kiko che io adoro, oramai sarà per tutta l'estate il mio smalto. Oioi, guarda. Rosso? Sì, è quel rosso, amore. No, non è un rosso poi, perché non è rosso. Quel rosato un po', capito? Allora, gli si dà, bimbe, un po' di... Allora, ora poi la rifasciamo per bene sta mano. Io non l'ho fasciata perché mi do un po' di correttore sull'occhiaio, giusto per... E basta. E voglio vedere se riesco a fare un trucco occhi un po' così. Niente che... Questa l'ho comprata l'altro giorno, è troppo bella, tinta unita. Siccome... Allora, spero stiate benissimo e ho deciso che dedicherò del tempo ai video, proprio l'ho deciso durante la giornata, io dedicherò del tempo solo per fare video, ecco, perché sono stata bighellona anche troppo. Adesso metto la cipria e boom. Allora, come cipria naturalmente sto usando quella della Essence, che mi ci sto trovando benissimo. E vi lascio qui il link del video dei prodotti Essence. Era un po' più chiara rispetto alla mia carnagione, però... devo dire che nel complesso è perfetta. Più che altro qui è caldo, gente. Bello visto, bello, ho messo troppa roba. Perché sto già sudo troppo. Intorno alla bocca, cioè, sudo troppo, gente, troppo. Vedete, si vede infatti che è più chiara. Però cosa faccio io? Ultimamente uso questa della Bourjois, che mi dà un po' di glitteroni. Parto d'ora di cioccolata troppo, è troppo bello. Oh, sono usciti anche qui in Italia i Maybelline, i nuovi Maybelline, quelli che adoriamo tutte. E sono usciti finalmente perché c'è quel viola scuretto che io devo assolutamente avere e lo devo trovare. Naturalmente qui da me non li troverò mai, ma insomma, io sto già sudando intorno alla bocca, è un problema. Quindi devo riuscire, che faccio? Mi ridisfo tutto e mi do solo la... Non lo so, questi capelli fanno pietà. Però oggi mi ci do un po' di gel perché fuori dei polli. So troppo sudata, secondo me sudo troppo. Allora, faccio un change, mi ricambio e mi do correttore. No, vi oramai lascerò così. Vabbè, vediamo che viene fuori, dai. Ma mi sa che è troppo caldo, c'ho troppa roba sul viso. Cazzarola, sì, cazzarola qui. Allora, questo non so cos'è, ma lo buttiamo via. Allora, faccio un po' dei contourings. Veloci, veloci. E poi basta. Allora, io non ho una grande passione per i bambini. Ho fatto delle cose come questa, quindi andare a truccare i bimbi
nel periodo in cui uscì dal corso di estetista. Però non ho molta pazienza con i bimbi, io purtroppo, è una cosa che non lo so, così. Però, allora, ora per farmi le sopracciglia. Aia, le capelli orribili. Cioè, sono veramente, non si guardano, da di cioè, non è da dire che fanno cacare. Allora, non ho grandi cose da dirvi, niente di particolare, quindi. Allora, faccio le ciglia attorno. Allora, ciglia fatte, e ora vi vorrei far vedere un paio di cose. Vi volevo far vedere la famosissima palette di Primark, di cui vi ho parlato spesso in questi giorni, che mi è piaciuta un sacco, però vi vorrei pure usare quest'altra, che ho comprato, quindi, allora, io però sto a grondare, gente, è un casino, io cioè, sto a grondare, cioè io intorno alle labbra quando, poi a parte ciò sti cretti laterali, non c'è verso, anzi se qualcuna di voi ha qualcosa da farmi ci mette sopra, perché io non so più che metterci, non mi va via, è caldo, porca mignotta, quando arriva l'estate niente gente, io il fondo non ce la fo più, sono vecchiata e pensa che prima mi davo fondotinta tutto come se non fosse niente, cioè nel senso non grondavo per niente e ora mi fa caldo da morire. Sudo tantissimo e quindi niente. Allora, devo andare a prendere però i pennelli. Non l'ho qua. Guardate quanto è bella per la. Questa è della conserva. Sì, della conserva, Shohami, della marmellata. E adoro questo colore. Quindi sto cercando di fare tutto questo colore, trovo un altro contenitore, di modo che faccio tutto con questa robetta qua. Allora, mettiamo un po' di coso della MAC sparso per l'occhietto. Di base e proviamo allora questa, però mi sa che c'ha dei colori un bel po' parecchio accesi, esatto. Oh, e voglio qualcosa di più leggero. Vabbè, usiamo lei per questa finita, così ve la può vedere. Allora, sono svegliato. Allora, di naturale c'è questo, è un po' naturale. Un po' più chiaro e me lo do tipo così, però è già troppo acceso, vedi che mi gusti, volevo fare una cosa più meno accesa, ecco, però vabbè, l'ho mandata, quindi bisogna cercare di sistemare questo. Arancio, arancio, però. Marroni. Insomma, a me sta palette di Primark mi è piaciuta tanto.
moltissimo, devo dire davvero moltissimo. Ora ci mettiamo un bel... Ma si sudo come un porco. Ma sì, davvero una cosa allucinante. Mo ci mettiamo un sotto glitter. Che ne sai di me, che ne sai di me. Allora, io ho ascoltato questa canzone. Che ne sai di me, che ne sai se non so fare. Di quella lì che fa la Suicide, ve l'ho messo pure nella story. Allora, io non ho niente naturalmente contro, a parte che la canzone fa pietà, cioè non si ascolta, è orecchiabile. Quello è vero, ti rimane negli orecchi, perché come vedete se mi è rimasto a me che mi fa schifo, immagino agli altri. Allora, proprio il d'oro, tutto volevo all'infuori che il dorato, ma spiattella il dorato, chiaro. Quindi non è che mi faccia impazzire. Però, boh, è stata in gamba, dai, ha avuto una bella idea, ha fatto una bella cosa. E... Dunque. Beh, ci spiattelliamo questi, che so, un dorato, che è più scuro. Eccolo qua, perfetto, lo mettiamo a fondo. Io adoro questa palette di Primark e pensare chi l'avrebbe mai detto e mi sarebbe piaciuta così tanto. Boh, è vero, strano. Ok, e più davanti ci si mette quello che è più chiaro. Basta. Eccolo qua. Uno. E due. A posto. Cedemo sotto. Ma io sudo, Tanto. Allora, questa però di colori scuri non ce li ha. La prendiamo magari in marrone scuro qua. Questo. Questo voglio intanto. E lo metto in fondo un pochino. Ok. E poi basta, dai, ci si spiattella il marrone scuro con questo più, e basta. Perché se no, naturalmente, come sempre, da fare un trucco leggero, spiattello l'impossibile, anche sempre in questo modo. Quindi non ci vedo male, niente di male. Ecco, se poi certo, se a uno non gli garba la canzone, dai, quello è un altro discorso. Però tutti a dargli della puttana perché si fa le foto di nudo, fa quello, fa quell'altro. Io non ci vedo niente di male. Le puttane, sinceramente, secondo me sono altre, però poi. Dimmi, hai bisogno? Vai, hai messo, ragazzi, è schifo, di buono. Sotto ci voglio spiattellare questa matita qui che è della questa Yesensi, me l'ha mandata una ragazza, voi lo sapete, ce n'ho un sacco della Yesensi, perché fanno una bella, vedete, guardate, hanno una bella scrivenza e questo ci piace. Insomma, meno male ve lo fa un trucco tranquillo. Sì, brava Kami. E come rossetto ci vorrei mettere quello di Clio, invece quello lì rosso, ora vediamo se ci sta bene o no. Ok, e uno di questi qui ci si mette il marrone.
scalda il telefono. Ciao, mi sono accorta adesso. Vai, finish, bimbe, basta. Se no, da non voler fare niente, eh. Allora, le ciglia finte, io non penso di mettermele. Perché no. Tanto poi mi fanno bene, cioè non ci vuole troppo, non voglia. Allora, vediamo se ci sta bene questo rossetto intanto. Sì, ci può stare, dai. Proviamolo. Diciamo che con il colore che è ci avrei meglio visto un marrone. Infatti no, non mi ci piace. Allora, diciamo che ci spiattelliamo uno di questi dell'Astra che ho preso ultimamente. Allora, ci potremmo mettere uno di quelli che ho preso ora. Questo qui dovrebbe essere quello più scuro. Anzi no, ci metto quello che io amo, che cretina. Lui, anche se ho tutta un pandan, cioè, capito, il colore è tutto uno, ma mi piace, quindi, madonna, guarda, c'è questa bocca, fa pietà. Cioè, guarda, quanto è bello. Non avete idea di quanto amo sto colore. Ok. Fatto ciò, vediamo se riesco ad usare direttamente che le ciglia finte mi romperebbe un po' le palle, però possiamo provare a metterle, anche perché secondo me è finita la colla e quando finisce la colla, lo sapete, non si attaccano. Quindi vorrei un paio di ciglia normali come queste semplicissime della Pure Derm Italia, che mi ci trovo tanto bene, vi lascio il link qua e vediamo se riusciamo ad attaccarle. Ve l'ho detto, la colla è andata. Allora, vediamo intanto se riesco a mettermele. Allora, mentre si asciuga la colla, Eclipse come illuminante. E vediamo se ci vorrei provare a dare un po' di chiaro, però non vorrei fare questo più scuro, vorrei fare una cazzata. Esatto. Va bene, lasciamolo così. Vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, questa volta ce l'ho fatta a metterle tranquillamente. E vi devo dire che adoro queste ciglia perché sono normali. E vabbè, comunque, ora gli diamo un po' di... Non mi sono messa il eyeliner, perché reputavo giusto non mettermelo. Ora mi cercherò... Allora, insomma, mettiamo intanto un po' di... mascara.
Allora, in questo video non ho parlato praticamente di un cavolo, vi farò soltanto vedere Camilla vestita per bene. Allora, non sono vestita per bene, attenzione, ho la maglietta vestita per bene, perché sotto c'ho un paio di leggings normalissimi e mi metterò altrettanto roba normale come ciccia, come scarpe. Le mie scarpe saranno da ginnastica. Eccoci qua. Siccome non si vedono le ciglia di sotto, noi vogliamo far vedere di più. Mettiamo un po' di questo qua. Forse se mettevo questo era meglio come base d'occhio. Ok, basta. Finish pastiglie. Allora, ho fatto un po' di domande, ma naturalmente l'argomento canne non è interessato a molta gente, mi pare. Vi interessa solo queste droghe pesanti, mi interessa, mi è stato fatto dei commenti. Vabbè, ora comunque visto che ne parlerò poi in un altro video, dai. Ok, dai, finish. Mi metto un po' di qua. Basta, 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 basta. Mi do il mio super narciso che è vero, mi capisci? Ci fa il bagno. E i glitter sulle braccia, ve li faccio vedere. Ok. Eccoci. Troppo profumo di ciprio. Vai. Finish. Vi faccio vedere. Ora sono ciabatte, dai. Non so se comunque vi metto sto video, bimbe, perché non ho detto assolutamente. Rimettiamo sopra la cover. Non vi ho detto una mega amata. E vi faccio vedere come sto. Allora, vediamo se. Eccomi qua. Eccomi qua. Questa è la maglia e i pantaloni a leggings. La vedete? Va bene. Io vi saluto. Non so se pubblicherò questo video. Se il trucco vi piace, a me mi fa schifo, naturalmente, come al solito.